Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. Carissimi, con queste parole di Gesù potremmo fermarci qui e meditarle e riflettere molto. Come parla Gesù del Padre suo e dello Spirito Santo, non ne parla nessuno. Gesù sappiamo che si definisce la via, la verità e la vita. Adesso parla dello Spirito di verità. Sì, è vero, lo Spirito Santo mandato dal Padre e promesso da Gesù ci guiderà a tutta la verità, nel senso che ci farà comprendere ancora meglio quanto Gesù ci ha detto è fatto conoscere. Non si tratta quindi di aggiungere altre verità. La verità è una sola, è Dio, ma con lo Spirito Santo, che non fa cose nuove, ma fa nuove tutte le cose, noi vivremo e inaugureremo un tempo di grazia e di amore pieno e traboccante. Il dono dello Spirito Santo è come un misterioso collirio che cambia completamente il nostro sguardo su tutto, sulla nostra vita, su ciò che abbiamo vissuto, su ciò che abbiamo fatto, su tante cose, anche sulle persone che abbiamo incontrato, quelle esperienze che ci hanno fatto soffrire o gioire. Lo Spirito è l'amore di Dio che dà senso alla nostra vita. E allora mettiamoci in atteggiamento di preghiera, preghiera del cuore, chiedendo al Padre, per mezzo di Gesù suo Figlio, il dono dello Spirito Santo, che è Spirito di verità, perché possa fare di me una persona nuova. Vi auguro una santa giornata, Dio vi benedica, per intercessione della Vergine Santissima. Amen. Alleluia.
santa casa accogli il dono. Sei tu la porta che ci apre il cielo. Con te la Chiesa canta la sua lode. Sei tu la porta che ci apre il cielo. Si realizzi in noi.